bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca di quella porca, non doveva esserci questo video, non era in previsione, ma ragazzi, perché sono tornato da pochissimo e sto ancora sistemando valigie, valigione, valigette, 24 ore, insomma tutto quello che mi ero portato dietro alla nostra vacanzona di 10 giorni. Ragazzi, guardo Twitter, porca gnoffa, mi viene fuori una notifica che è veramente accapponante. Si parla ovviamente, ragazzi, di Kubo. Non potrei non parlare di altro. Come sapete ragazzi, questo Kubo ogni giorno che passa è sempre più maledettamente interessante, ma anche incredibilmente particolare, perché continua a rilasciare roba in giro. Guardate, stiamo vedendo proprio adesso nell'atterraggio le due aure lasciate appunto nei giorni precedenti dal nostro Kubo con tanto di rune annesse. E ragazzi, guardate un pochettino, il Kubo si è fermato. Ragazzi, anche oggi il Kubo si ferma, come vedete sta cominciando a fare la terza runa. Ragazzi, sentiamo i rumori del Kubo. Porca quanto mi ha sparato su. Aspetta un attimo, ma perché vado su così tanto? Ragazzi, ma sto andando su tantissimo. No, aspetta. What? Mi sembra il bug quello che è successo nel Summer Skirmish, raga, ma non dovevo andare su così tanto. Sgranzel, ma anche a voi vi fa così, ragazzi, guardate che storia. Vi manda su in una maniera incredibile. Vedo tutta la... vedo casa mia, vedo... stavo dicendo, ragazzi, quindi il Kubo si è fermato e ovviamente... non mi succede assolutamente una... sono curioso adesso di vedere una cosa però, ragazzi, scusate, se vado un attimo nel replay magari possiamo già vedere in anteprima la terza runa. Volevo parlarvi del Kubo, ragazzi, perché porca di quella porca, sembrerebbe che sia uscita una mappa completa del Kubo, degli spostamenti del Kubo, di quello che dovrebbe fare. Non si è ben capito che cosa... faccio vedere questa mappa, datemi un secondo perché spero che voi siate curiosi quanto me di vedere se... porca trottola, fermo qua, piccolo IP volante. Aspetta un attimo, drone libero, togliamo tutto, devo andare a vedere se c'è una runa dentro il Kubo. Dove Kubo è? Eccolo qua. Potrebbe esserci la terza runa, ragazzi. Attenzione, in anteprima mondiale. Attenzione. Ho visto qualcosa. Ho visto un segno. Aspetta. Ho visto un segno. Aspetta, mi si è chiuso il... Riapra. Oh, vada fuori dal Kubo. Guardala. Non si capisce niente. È qui, ma non si capisce. La sta scrivendo. La sta scrivendo, ragazzi, ma non si capisce bene che cosa stia scrivendo. Attenzione, plof, dentro il Kubo scendiamo. Allora, questa è la terra e questa è la runa, ragazzi, è la runa che sta scrivendo il Kubo. Che difficoltà però. Aspetta, fermati sulle rune. Non è facile, ragazzi. Non ho più la scusa di non avere lo spazio, ragazzi. Ne ho e come di spazio. Beh, questo è quello che riusciamo a vedere, ragazzi. Il meglio che riusciamo a vedere della terza runa, ragazzi. Proviamo a metterci così. Eccola qua, ragazzi. La terza runa che sta in questo momento. Perché c'è scritto ultimo sponsor là in alto. Porca, un momento solo. Ma che cosa te, vai fuori dalle balle. Ultima runa, ragazzi, cioè ultima, terza runa che il nostro Kubo sta stampando. Voglio farvi vedere, ragazzi, la mappa di cui vi avevo parlato qualche minuto fa, prima di tutto sto bordello. Pronti? Vi tengo, ragazzi. 3, 2, 1, San Catera! Guardala qua! Questa, ragazzi, è la mappa che è stata pubblicata pochissime ore fa e che appunto fa vedere la partenza del Kubo, dove c'è la X. Come vedete, il Kubo è arrivato fino qua, ha proseguito fino qua, poi si è allargato, continua,
Bosco Blaterante è la terz'ultima location, passatempi pomposi là in alto, è dura con la webcam così, quello, ma la cosa più interessante, ragazzi, è questo, il punto di arrivo, ragazzi, la X, dove sembrerebbe che il cubo si fermi, e non è un posto a noi sconosciuto, ragazzi, ve lo ricordate? Voglio rinfrescarvi un pochettino la memoria con un'immagine, ringrazio Aydin del mio gruppo dei Leakers per essere stato velocissimo a ripropormi l'immagine, guardate qua, sbong! Questa, ragazzi, è un'immagine che molti di voi si ricorderanno, i più si ricorderanno, qualche settimana fa appariva nel cielo un'immagine del genere, era un glitch grafico che... abbiamo detto sono le piramidi, abbiamo detto vien su fuori Atlantide, abbiamo detto mamma mia cosa sta succedendo. Ragazzi, quel glitch grafico potrebbe essere il cubo che va nel lago. È una teoria che ho già sentito in giro su alcuni, da parte di alcuni youtuber americani, inglesi, che comunque trattano Fortnite e che sono molto interessanti, e porca trottola, ragazzi, se si verificasse davvero quello che stiamo vedendo, quindi che il cubo terminasse la sua il suo percorso alle sponde del lago, alle sponde del saccheggio, se volessimo essere più precisi, c'è la forte possibilità che cada nel lago e quindi ho pubblicato un paio di giorni fa un video che vi faceva vedere Rune, il gioco, quello del 2000, che ha pubblicato Epic Games appunto 18 anni fa, e c'è parte del gioco dove bisogna muoversi sott'acqua. Quindi, ragazzi, non è escluso che magari dal lago venga fuori una città sommersa. Non lo sappiamo, ragazzi, queste sono concezioni che stiamo dicendo insieme a voi, però voglio sapere il vostro punto di vista, ragazzi, quindi sotto qua nei commenti scrivetemi cosa ne pensate di quello che avete appena visto, se pensate che queste teorie possano essere vere. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo stasera in live, ciao!